Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo in clausura, un luogo dove i pellegrini non possono entrare, un luogo riservato, ecco la casa dei frati. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi anche in questi corridoi, da questi corridoi dove è passato Padre Pio, quanto è stato scritto di lui, cioè ci aiuta a scoprirlo insieme Padre Alberto D'Apolito, suo confratello. Sappiamo che durante la sua vita è stato molto discusso, è stato scritto sulla sua rudezza, sul suo essere burbero, sulla sua scontrosità, però si è scritto pochissimo e si è usata molta leggerezza, sicuramente senza aver abbastanza studiato e capito l'animo di Padre Pio, sulla sua grande amabilità, sulla sua grande umiltà, sulla sua grande semplicità. E lui scrive: Padre Pio era di un'amabilità e dolcezza indescrivibili. Diciamo subito che l'amabilità e la dolcezza non furono certo un dono di natura, ma una faticosa conquista della volontà aiutata dalla grazia. Era fedele a Dio e ai suoi impegni di religioso cappuccino e rimasto fedelissimo per temperamento alla sua origine di contadino, rude, ma aperto, sincero. Ecco, la sua rudezza, così chiamata, scontrosità o superbia da chi non lo ha conosciuto, nasceva da un'esperienza di umiltà alla quale non avrebbe mai rinunciato. Non sapeva adattarsi al chiasso, alla confusione che si faceva attorno a lui. Certi rabbuffi, certi atti apparentemente scortesi erano adoperati per allontanare i curiosi, i fanatici, i cercatori di novità, per scuotere, per convertire i peccatori, non sufficientemente disposti a ricevere la grazia del sacramento. Tutto esatto quello che dice oggi e ci racconta e condividiamo con voi Padre Alberto D'Apolito. Andiamo su un esempio. Un giorno, proprio in questi luoghi, si trovò l'avvocato Luigi Zito di Palermo. Padre Pio interrogò l'avvocato: ti sei inquietato e adirato? E l'avvocato disse: sì padre, mi sono risentito e adirato solo interiormente, non facendo vedere a nessuno il mio turbamento. E Padre Pio risponde: hai fatto male, fai come me, io faccio una sfuriata, ma il mio interno è sempre sereno. Una volta il superiore del convento di San Giovanni Rotondo fece presente a Padre Pio di un forte rimprovero nei confronti di un uomo che gli stava davanti e il guardiano rimase molto male. Padre Pio, dopo il rabbuffo, rivoltosi verso il superiore che gli era di spalle, che vide tutta la scena, si mostrò con un volto sorridente, sereno, come se nulla fosse successo. È come se continuasse nello stato d'animo pieno di pace, di serenità, di gioia. Il superiore, meravigliato, disse: ma come padre, un istante fa vi siete turbato e ora tutto è cambiato. E subito Padre Pio: figlio mio, mi sono turbato solo alla superficie, ma dentro nel cuore c'è sempre tanta calma, tanta serenità. Le parole debbano essere qualche volta così esteriormente, ma interiormente mai va via la serenità. E sapessi quanto amo.